Benvenuti in un nuovo video. Da come avete letto dal titolo, oggi andremo a preparare dei panini completamente low carb. Questi panini, infatti, è un preparato, sono studiati perché comunque fa una dieta chetogenica. Infatti, dopo vi leggerò anche i valori. È un protein bun mix della Keto Chef che trovate su All Supplement. Avete il mio codice sconto che è Giulia010 e su questo marchio non avete il classico 20% di sconto, ma il 25% di sconto, quindi 10% immediato e 15% di cashback. Sapete che il 15% di cashback c'è solo sui marchi selezionati, aprite l'info box, trovate tutti i marchi selezionati. Quindi chiudiamo questa parentesi, ci tenevo a dire questa cosa. Io non vedo l'ora di preparare insieme a voi questi panini. Sapete l'ultima esperienza con la pizza che è stata abbastanza disastrosa, però dagli altri video ho visto che i panini e il pane sono molto buoni, quindi staremo a vedere. Questo video sarà un video preparazione perché poi a seguire domani vi aspetto sempre qui con il solito orario della pubblicazione dei video, quindi alle 14 per il video mukbang, quindi mukbang barra recensione, così da assaggiare e darvi di più, nel darvi comunque nel dettaglio anche la recensione. Vedrò di prepararlo insieme a voi, sarà sicuramente molto semplice perché adesso vi dico anche un po' le dosi e tutto ciò che faremo e poi dopo vi faccio una preparazione veloce. Allora, per 200 grammi, quindi il preparato in totale è 200 grammi, i valori sono stimati per 100 grammi. Io farò all'incirca, voi potete pure dividere l'impasto in quattro parti diverse, quindi fate quattro panini. Io sinceramente farò due, lo dividerò in due così da avere un panino un po' più grande, anche per fare un po', per rendere un po' anche più scenografico, anche per il mukbang, quindi farò giusto due panini. Quindi dividerò l'impasto in due, ma voi potete dividerlo in quattro, potete fare i panini piccoli, medi, grandi, come volete. Allora, per 100 grammi, considerate che il preparato è sempre 200 grammi, comunque per 100 grammi ha 356 calorie, 6,9 grammi di grassi, carboidrati 3,2, quindi raga, pochissimi, zuccheri 1,7, fibre 28 grammi, proteine 59 e sale 1,8 grammi. Cioè, raga, proteine adoro. E pensate per 100 grammi, quindi fantastico. Comunque, qui dice la preparazione: unisci il mix con 230 ml di acqua tiepida, formando un impasto, poi dividi l'impasto in quattro parti della stessa quantità. Vabbè, noi già ho detto come facciamo. Poi, taglia leggermente i panini sulla parte superiore, come sempre, e lasciali a lievitare per circa 30 minuti. Noi faremo una lievitazione di un'oretta all'incirca, perché pensate che sono quasi le 11, quindi per mezzogiorno e mezza, quindi quasi un'ora, un'ora e mezza. Però voi potete farli lievitare quanti volete, poi se volete fare mezz'ora, fate mezz'ora. Poi in forno a 180 gradi per circa 30 minuti, in un forno ventilato preriscaldato. Quindi già vi ho detto quello che andremo a fare. Io penso di dire più niente perché ormai ho detto tutto. Io ho grandi aspettative, quindi speriamo bene. Fatemi sapere se volete anche la recensione di altri preparati della Keto Chef, in particolare quale, così io nel prossimo ordine, se torna la disponibilità di altri prodotti, li prendo e vi faccio vari video. Quindi fatemi sapere. Niente, io adesso ci spostiamo in cucina e andiamo con la preparazione. Allora, un consiglio che voglio darvi: io ho fatto prima 200 ml di acqua per poi aggiungercelo a filo dopo, perché altrimenti, ragazzi, se mettete subito 230 vi può capitare che l'impasto non è così, quindi fate attenzione. Io adesso creo una pallina.
Allora, dopo che abbiamo creato la nostra pagnotta, eccola qua, vedete raga, non è troppo grande l'impasto, quindi a parte che poi deve lievitare, quindi dobbiamo farlo lievitare ovviamente con un panno sopra, una parte calda. Quindi adesso lo divido in due parti. Eccolo qua. Allora, raga, non è perfetto, non è bellissimo, però ci sono un po' di crepe, quindi scusatemi. Adesso, scusatemi, ragazzi, non sono tanto perfetti. Infatti qua ti sta aprendo anche un po'. Ma non ci c'è da notare le differenze. Infatti questo sarà il mio e questo lo mangerà la mia famiglia. Li copro con un panno e li lascio a lievitare. Adoro, raga, speriamo bene, incrociamo le dita. Allora, raga, vediamo un po'. Dai, sì, un pochino sono cresciute, ma giusto un po'. Adesso le metto sul ruoto con carta da forno, 180 gradi, forno ventilato per 30 minuti. Eccoli qua, allora raga, il profumo promette bene, sono croccanti, adesso vi faccio anche vedere, poi dentro sono morbidissimi, mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarli, ovviamente voi vedete l'assaggio domani alle 14, sempre su qui sul canale.